Perché se parliamo di giustizia alternativa facciamo male alla giurisdizione e facciamo male agli strumenti alternativi. Se parliamo di giustizia parallela, intendendo per questa quella che si pone al fianco della giurisdizione, quella che si pone a disposizione delle professioni come un'occasione di diventare risorsa del Paese, e allora ne apprezziamo di più l'importanza. E questo mi porta a dire che gli strumenti alternativi sono ancora più importanti quanto più funziona la giustizia, no? L'errore che è stato fatto nel nostro Paese, che per fortuna, grazie alle realtà come l'Osservatorio, che riescono ad avanzare fortemente quelle che sono le vere ragioni che sono dietro agli strumenti alternativi, che ci insegnano la vera portata di tali strumenti, no? Noi capiamo che più la giustizia funziona e più funziona lo strumento alternativo. La mediazione, e noi avvocati per fortuna stiamo abbandonando quella posizione di retroguardia difensiva dell'inizio, ma lì noi non eravamo contrari alla media conciliazione, eravamo contrari a come questa fosse stata inserita nel nostro ordinamento, soltanto con l'intento di deflazionare il contenzioso, obbligando il cittadino a farla. Lì dove le statistiche ci dicono che quando le parti si siedono al tavolo della conciliazione volontariamente, questa ha delle percentuali più elevate in maniera incredibile. E allora il discorso è quello che fa l'Osservatorio di ERC, la cultura della mediazione, la cultura degli strumenti alternativi, cultura che deve passare per arrivare al cittadino inevitabilmente attraverso il mediatore naturale, come lo definiva Calamandrei, l'avvocato, quello che è destinato per funzione, ripeto, costituzionale, per funzione naturale, a tradurre l'istanza di giustizia al giudice perché questo la comprenda bene. Beh, oggi l'avvocato, e mi avvio alla conclusione perché già mi guarda in maniera sospetta, l'avvocato oggi è chiamato ad una sfida. Qual è la sfida? È l'avvocato del Sud ancora di più. Dico subito, noi l'abbiamo accettata. Noi siamo pronti e siamo convinti anche di vincerla. L'avvocato deve diventare di nuovo risorsa imprescindibile per il Paese, ma questo potrà farlo se capirà che la sua funzione non si limita soltanto nel processo. La sua funzione è quella di assistere il cittadino, come i nostri colleghi tunisini che abbiamo ospitato a Bari nella straordinaria cornice del Teatro Petruzzelli, ci hanno insegnato che il cittadino si assiste anche nell'affermazione della democrazia, perché l'avvocato diventa risorsa quando diventa protagonista insuperabile della giustizia sociale, che non è soltanto la giustizia dei tribunali, ma è quella che dà le risposte vere ai conflitti fra i cittadini. Beh, allora però, e mi avvio veramente alla conclusione, se questa sfida vogliamo vincerla, dobbiamo capire che l'approccio rispetto agli strumenti alternativi deve essere diverso, dobbiamo diventare veramente qualificati professionisti anche in quel momento, nel momento della conciliazione, preferendolo al momento del conflitto. E questo lo potremo fare abbandonando l'autoreferenzialità e l'autosufficienza, in collaborazione con le altre categorie professionali, in collaborazione come istituzioni forensi con le altre istituzioni. E perciò grazie all'Osservatorio e grazie all'ente del microcredito.